Pat Jurath Cooper incontra Gennaro San Giuliano, il vice direttore del TG1 per SBS Australia in esclusiva. Professor San Giuliano, lei è docente universitario di economia dei no media. Cosa significa questo? Significa studiare questo gigantesco comparto dell'economia mondiale che si sta sviluppando attorno ai new media, la cosiddetta new economy, se la vogliamo dire diversamente. Se lei guarda l'ultima classifica delle più grandi corporation al mondo, quella fatta dal Financial Times, scopre che la terza corporation al mondo è Microsoft, la quinta è la Apple, poi abbiamo Google, abbiamo Facebook. Laddove noi 20 anni fa avevamo le grandi industrie mondiali automobilistiche o del settore dell'edilizia, delle costruzioni, adesso vediamo che nelle classifiche mondiali si stanno imponendo le aziende, le cosiddette internet company, cioè le aziende globali che ruotano attorno alla diffusione dei new media. Quest'anno sono stati venduti ben 25 milioni di iPhone in tutto il mondo. Abbiamo visto che Microsoft ha speso 8 miliardi di dollari per acquistare Skype. Ecco, economia dei new media significa focalizzare questo settore determinante dell'economia mondiale che tende a diventare il primo ambito dell'economia mondiale. La domanda è conseguente. Facendo capo a quello che in una newsletter ci ha comunicato l'ambasciatore australiano in Italia, l'Australia sembra non attirare investimenti italiani. E a lei chiedo se riesce in qualche modo a capire il perché di questo fenomeno. Eppure l'Australia è un paese stabile, l'Australia è un paese che ha il 2,6 di inflazione, l'Australia è un paese che ha il 5,1 di disoccupazione, avrebbe tutti gli attu per poter migliorare la sua situazione economica. Eppure questo non avviene, nonostante offra grandi opportunità anche di investimento o anche di ricostruzione dopo le disastrose disastrosi incendi e il flooding che ha avuto nel Queensland. Perché questo? Perché l'Australia non attira gli investitori italiani? Guardi che un grande economista diceva che i soldi sono come le mosche, vanno laddove trovano lo zucchero. Quindi per attrarre dei capitali bisogna avere, come dire, un'appetibilità che sia capace di attrarre questi capitali. L'Australia è vero che è un paese che ha grandissime opportunità, soprattutto opportunità geografiche, opportunità legate alla bassa popolazione in rapporto al suo territorio, ma è un paese dove è difficile trasferirsi, difficile dove operare, perché per una legittima scelta dei cittadini e del governo australiano, per carità legittimissima, è un paese che risulta essere molto chiuso dal punto di vista della mobilità delle persone. E la mobilità dei capitali non funziona se non è accompagnata dalla mobilità delle persone. L'Australia è anche il maggior produttore del mondo di uranio impoverito, però l'Australia non ha fatto la scelta del nucleare, ha investito nel carbone pulito, nel solare e nell'eolico. Io ho sentito una sua intervista a Radio 1 in cui lei afferma che la nostra bolletta energetica, la bolletta energetica italiana, ha bisogno del nucleare. Oggi, dopo il disastro che del Giappone, lei rinnoverebbe di nuovo queste sue affermazioni? Certamente sì. Allora, l'Australia non ha fatto la scelta del nucleare, ma questo è comprensibilissimo perché l'Australia, noi dobbiamo partire dalla geografia economica. L'Australia è un paese di 60 milioni di abitanti su un territorio vastissimo, sconfinato, dove ci sono tante materie prime, come la Norvegia. La Norvegia non ha fatto la scelta del nucleare, ma la Norvegia ha 4 milioni di abitanti ed è uno dei primi 10 produttori di petrolio al mondo. È facile in queste condizioni fare queste scelte. Ma paesi come il Giappone ha quasi 200 milioni di abitanti allocate su delle piccole isole, o l'Italia che ormai ha 62-63 milioni di abitanti su un territorio di poche centinaia di migliaia di chilometri quadrati. L'Italia è piccolina se la guardiamo sulla carta geografica ed è un paese di trasformazione che ha un'economia di trasformazione. L'economia italiana si regge sulla trasformazione delle materie prime in prodotti attraverso la fantasia e il genio italiano. Per fare ciò occorre energia
E occorre avere energia a basso costo, perché solo se hai energia a basso costo tu sei competitivo sui mercati mondiali. Ora noi non ci dobbiamo fare illusioni. Le energie alternative servono, vanno utilizzate, vanno implementate, il solare, l'eolico, il risparmio energetico, sono tutte cose utili. Però quando il petrolio finirà, e il petrolio sta per finire, noi già adesso stiamo utilizzando le sabbie bituminose in Canada, in altre località del mondo, cioè il petrolio come c'era 50 anni fa, che facevi un buco nel deserto e sgorgava fuori, come era in Texas alla fine dell'Ottocento, non esiste più. Quando il petrolio finirà, al momento l'unica alternativa energetica credibile, accompagnata anche alle altre, è il nucleare. Tutte le energie alternative, non lo dico io, ma lo dicono gli scienziati, possono coprire il 10, il 15, il 20% della torta energetica. L'altro 80% dove lo prenderemo? Ora è vero che c'è stato l'incidente di Fukushima, però innanzitutto abbiamo avuto un evento straordinario per violenza, un evento che si ripete una volta ogni 200-300 anni. E poi comunque quella era una centrale vecchia. Oggi le centrali nuove, secondo me, hanno piena garanzia di rigore e di sicurezza. Il vero problema con il nucleare, lei lo sa meglio di me, sono le scorie nucleari, che sono praticamente indistruttibili, si parla di 300 anni per la dimezzazione del cesio. Però il mondo già produce tante scorie nucleari, perché verissimo. L'Italia, che non ha le centrali nucleari, il nucleare energetico è solo una delle applicazioni del nucleare. Noi produciamo, per esempio, per fare la TAC, per fare le radiografie, produciamo quintali e quintali di scorie nucleari, quindi il problema dello smaltimento delle scorie esiste a prescindere dall'esistenza di una centrale nucleare. È un problema che c'è, che va risolto in maniera diligente. Si possono fare le cosiddette bare di cemento. Gli scienziati, io non sono un tecnico della materia, ma gli scienziati conoscono dei sistemi sicuri per lo smaltimento. Passiamo ad un altro aspetto. Lei è anche il vice direttore del TG1. Un australiano medio può guardare ogni giorno due TG1, uno alle 13.45 e l'altro alle 20, quindi davanti a lui ha lo specchio della società italiana. Lei ebbe a dire che il TG1 riflette gli umori, le identità della società italiana e maggiormente è proprio l'espressione dell'italiano medio. Ora le chiedo, che tipo di italiano medio stiamo esportando? Ma l'Italia è un paese molto articolato, molto complesso. È un paese giovane, quest'anno l'Italia ha festeggiato i suoi 150 anni, che sono pochi in una prospettiva storica. La Spagna, la Francia, la Gran Bretagna esistono da molto più tempo di noi come storia unitaria. E quindi è molto difficile rappresentare questo paese, neanche noi conosciamo bene che cosa sia l'Italia. Io credo che oggi l'Italia sia il mondo, nel senso che il mondo si è globalizzato, gli stili di vita, il modo di essere, le mentalità si sono molto avvicinate rispetto alle distanze che potevano avere nei secoli passati. L'Italia è fatta di tante luci, ma anche di tantissime ombre, di tanti aspetti positivi, ma anche di tanti aspetti negativi. L'italiano soffre ancora di un certo stereotipo mondiale, l'italiano così un po' approssimativo, un po' pasticcione, però poi l'Italia sa esprimere delle eccellenze che si sanno fare onore in tutto il mondo. Certo, lei è anche autore di una biografia di Giuseppe Prezzolini, una grande biografia, sono 500 pagine, le cito una frase: l'Italia non è né democratica né aristocratica, è anarchica. Come se la sente di commentare questo? Perché l'italiano ha un carattere eminentemente individuale. Infatti l'italiano, preso da solo, estrapolato dal suo contesto e portato in un altro contesto, funziona benissimo, eccellente. In questo momento nello spazio ci sono due astronauti italiani che fanno parte di equipaggi mondiali, soprattutto anglosassoni, e funzionano e fanno benissimo il loro lavoro. Le comunità italiane nel mondo, che sono tantissime, anche in Australia, ma soprattutto negli Stati Uniti, in Argentina, in Brasile. In Brasile il 20% della popolazione è di origine italiana e tutta la classe economica brasiliana, che è un paese in forte crescita in questo momento, sono italiani. L'italiano invece non riesce a funzionare bene all'interno del suo territorio, della sua comunità, perché non riesce a fare squadra all'interno della sua comunità, cioè non riesce, diciamo, a lavorare con senso dello Stato e senso dell'appartenenza collettiva.
come scrittore le devo chiedere di spiegare un'affermazione che mi ha particolarmente colpito. Lei dice: una grande scrittura, la capacità di saper trasmettere i sentimenti, nasce dalla sofferenza. Perché mai non dalla gioia anche? Perché poi la gioia io lo trovo un sentimento sano, ma un sentimento leggero. La sofferenza porta alla profondità. Innanzitutto io faccio questa affermazione, come dire, guardando alla grande storia della letteratura. Dostoevsky, Shakespeare, Dante, nessuno di loro ha avuto una vita difficile. Mi dica il nome di uno scrittore grande che ha avuto una vita felice, tranquilla, lineare, serena. Non esiste, come nella pittura, no? Van Gogh, Caravaggio. Caravaggio fu un assassino. Caravaggio fu un assassino. Van Gogh arrivò alla soglia della follia. Dostoevsky anche, per certi versi, è arrivato alla soglia della follia. Luis Fernand Céline. È la storia della letteratura che vi fa fare questa affermazione. Perché? Perché la sofferenza porta alla più profonda introspezione, e la sofferenza ti fa capire la vera natura umana. Homo homini lupus, diceva Hobbes. E quindi questo lo comprendi però soltanto con le lenti della sofferenza. Difficilmente tu con le lenti della gioia puoi guardare la verità e la profondità del mondo. Come giornalista, la sua fedeltà alla verità, in che senso? Nel senso di una... Io, soprattutto in un paese come l'Italia, il giornalismo risente molto delle ideologie e delle appartenenze politiche. Noi abbiamo una storia del giornalismo che promana tutta quanta dalla politica. L'Italia ha avuto grandi giornalisti nel Novecento che erano anche politici impegnati. Albertini, quello che fece grande il Corriere della Sera, era un senatore liberale. Mussolini, Gramsci, Togliatti. Però credo che poi ci possa essere alla fine un'adesione all'oggettività dei fatti, cioè alla verità storica, alla catena di causa-effetto delle singole situazioni e dei singoli avvenimenti. Questo significa, secondo me, fedeltà alla verità. La gran parte degli australiani trascorre le vacanze in Italia. Se lei adesso, in modo molto più leggero, dovesse consigliare in australiano dove andare per avere una vera rappresentazione di che cos'è l'Italia oggi, dove gli consiglierebbe di andare? Ma l'Italia è tutta bella e ha tante cose da vedere. Beh, io come campano invito gli australiani ad andare nella mia regione d'origine, e segnatamente la mia città, che si chiama Neapolis, perché fu fondata dai greci ed è una delle più antiche comunità del nostro territorio. È una città che è stata prima greca e poi è stata romana, una città che ha circa 2000 chiese. Tutto il grande barocco è passato per una città come Napoli. C'è la Toscana, c'è il Veneto, c'è Venezia, cioè sono delle grandi storie individuali, c'è la Sicilia, cioè grandi storie singole e grandi storie individuali, perché l'Italia appunto c'ha questa sua particolarità, che è anche la sua ricchezza, che non ha un'unicità ma una pluralità. Lo ripeto, l'Italia si è unita di recente, ma per tanti anni, per tanti secoli, noi abbiamo avuto tante Italie. Noi napoletani abbiamo avuto un re, Carlo di Borbone, che poi divenne il re di Spagna. Per contro, professor San Giuliano, io so che lei ha appena letto un libro italo-australiano. E se dovesse scegliere una meta in Australia, dove vorrebbe andare? Ma il libro è molto bello. Ovviamente mi ha affascinato il bush, capire che cos'è leggendo questo libro ti viene la voglia di fare un viaggio in Australia, e forse lo farò pure. I grandi spazi, i laghi, il deserto, che apparentemente noi carichiamo la parola deserto di una valenza negativa, però non è detto che il deserto sia necessariamente un tratto negativo. Finisco con una citazione che mi sembra opportuna, una citazione da Prezzolini, ovviamente. Ci sono uomini colti persino fra i professori. Io dico una cosa, ad esempio, lo dico sempre.